persone nuove che si incontrano qui per la prima volta. Dipende solo da noi tentare. Non è possibile. Non mi tormentare. Perché sei stata mia moglie, mia sorella, ma non sei mai stata la mia amante. L'amore è anche questo, soprattutto questo. E io non te l'ho mai insegnato. Giuliana, che succede? Ma che cos'hai? Lei non deve stare sola questa sera. Conosci D'Arborio? Sì. Non lo sapevo, quando l'hai conosciuto? Da tuo fratello, quando era qui. Uno scrittore mediocre. Non sei d'accordo? No, come puoi dire una cosa simile? Peggio per te, hai perso Mozart, è un bellissimo. Mi dispiace. Vieni a sederti vicino a me. Se la nostra principessa immaginasse quanti pochi fra i suoi invitati vengono qui per sentire musica. Lo sa benissimo, creda. È la penitenza che ci infligge per i nostri peccati. Tu vieni qui per corteggiare la contessa Teresa Raffo? Per penitenza, un Mozart, due Schubert, quattro Liszt. Una donna sensuale. Bella. Io la desidero. Nessuna donna è riuscita mai ad occuparmi di sé come lei. Nel caso cambiassi idea. Posso assicurarla che la contessa Raffo non cambierà idea. Nel caso cambiassi idea, sono a sua disposizione. D'accordo. Le presento il signor Filippo D'Arborio. Saluto. Mio fratello Federico, la contessa Raffo. Anche perché tu non faccia la sciocchezza che hai fatto oggi di portarla in calesse per quella strada piena di buche. Giuliana è incinta. Nessuno deve sospettare di niente, hai capito? Allora tua moglie non ti dice la verità? Sì, ti inganna. E magari un amante. Tu non sei più la stessa da quando c'è lui, sei felice. E tu non ti curi della mia sofferenza. Tu lo ami. E pensando e amando lui, tu pensi e ami suo padre. Io ho amato e amerò sempre il padre di quella creatura. È la prima volta che mi trovo in una situazione come questa. È proprio vero che a un certo punto della vita si dà l'anima in cambio della giovinezza. E allora ci si trova ad amare senza difese.